Ancora una volta fiori, candele e lacrime. Stavolta siamo a Sutherland Springs. 400 anime in Texas si piangono le vittime di Devin Kelly, 26 anni, ex militare in congedo per cattiva condotta. Vestito di nero, con un giubbotto antiproiettile e un fucile d'assalto, ha fatto irruzione nella chiesa battista. All'interno ha aperto il fuoco. Una carneficina di innocenti, 26 morti e 20 feriti, tra i 5 e i 72 anni. Tra le vittime, la figlia 14enne del pastore e Crystal Holcomb, incinta, all'ottavo mese di gravidanza. L'attentatore è stato poi trovato morto nella sua auto. È straziante, dice questa ragazza. È dura sentire che persone che conoscevi sono state ferite, che i bambini sono morti. Avrei voluto che il killer non fosse stato ucciso, prosegue la sua amica, per potergli parlare, chiedergli perché, perché la nostra chiesa, perché lo hai fatto, ma poi sono felice che non ci sia più. Mentre tentava la fuga, l'omicida è stato rincorso ed affrontato da alcuni residenti del paesino. Sembra che uno dei presenti abbia caricato la sua pistola e cominciato a sparargli contro. Sulla dinamica dell'accaduto fuori dalla chiesa non ci sono ancora certezze, ma il primo ad aver fatto fuoco in Texas è già un eroe. L'autista Johnny Lagerlof, intervistato dalle locali, risponde sicuro di aver fatto fuoco, di aver visto gente in difficoltà e di aver fatto quello che si doveva fare. Qualcuno benedice la sua prontezza ed il fatto che potesse contare su un'arma e dimentica che anche l'attentatore aveva un fucile regolarmente acquistato. Una catena di morte, una folle scia di sangue, fin tanto che licenze ed armi saranno liberamente vendute nei liberi Stati Uniti e fin tanto che qualcuno non fermerà questa strage.